Franco Spensieri, adesso torniamo a parlare di notizie. Purtroppo a dominare il quadro è ancora il Covid. Ci ricolleghiamo con Filippo Amisano. In primo piano dunque il rafforzamento dei controlli e delle misure anti-Covid in vista delle festività natalizie, giro di vite anche per quanto riguarda i trasporti, i dettagli nel servizio di Mauro Carafa. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, ci saranno dei controlli a terra. Noi riteniamo che sia necessario che siano i concessionari a impiegare dei controllori che saranno assistiti dalle forze di polizia. Quello dei trasporti è uno dei nodi più delicati in vista del 6 dicembre, data in cui entrerà in vigore il decreto che ci accompagnerà per tutto il periodo festivo, che prevede una stretta dei controlli del cosiddetto Super Green Pass. Controlli che saranno intensificati anche nei bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e eventi sportivi. Il piano di coordinamento provinciale è stato al centro del vertice che si è tenuto ieri in prefettura a Campobasso e che ha visto la partecipazione di forze dell'ordine ed enti locali. Per i trasgressori le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro, senza dimenticare quelle accessorie che prevedono la chiusura dell'esercizio commerciale per alcuni giorni in caso di mancato rispetto delle norme.